No, questa è la frizione. So benissimo dov'è la frizione. Vuoi che ti insegni come si fa o no? Sì, ma so riconoscere una frizione. Ok, bene. Dai, vai avanti da sola, ok? D'accordo. Ehi, ehi, ehi! Non puoi parcheggiare qui. Ah, sono qui solo per prendere... È proprietà privata. Ora girala e vattene. Veloce. Ok. Muoviti. Sì. Ok, sai che ti dico? Ho deciso che aspetterò proprio qui. Ma tu torna pure a giocare allo spaventapasseri. Qui agente Moore, abbiamo un problema all'ingresso. Ehi, stronzo, stammi a sentire, è zona vietata. Te l'ho già detto, sparisci. Okay. Allora, ehi, senti... fermo dove sei, te l'ho detto. Vattene. Come ti dicevo, sono solo venuto... Figlio di puttana, non hai visto il cartello? Ah, oh, guarda, è difficile non notare. Sono autorizzato a usare la forza. Sì, grazie, sorveggio. Stupido pezzo. Ehi, 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 che cosa succede? Scusi, signorina Whittaker. Tutto a posto, conosce Tim. Questo stronzo? Sì, è con me. Lui è con me. Ah, mi scusi. Signorina, forza, non andiamo. Sapevo che... Tranquillo, sul serio, mi dispiace. Cavolo. Oh, è Jim? Deacon. Non sono io con lei, è lei con me. Merda. Reggiti forte. Perché fai sempre così? Così come? Come un vero stronzo. Andiamo, ha iniziato lui. Quanti anni hai? 5? Ehi, occhio alla frizione, ricordi? Devi dare gas per aumentare i giri. Sì, lo so. Sì, si sente. Dove andiamo? Alla diga. Una passeggiata tranquilla, no? Con te alla guida? Non credo. L'uscita di stasera è confermata. Parlavi di un imprevisto. Ah, sì, giusto. Boozer e i ragazzi vogliono andare a trovare Jack al penitenziario di Klamath. Quindi mi darai buca per andare a trovare un tizio in prigione? Jack non è un tizio. Sì, lo so, scherzavo. Dio. Diavolo! Possibile che ogni volta che salgo in moto con te qualche camionista cerchi di sbatterci fuori strada? Dio, no, ascolta, sei stata perfetta. No. Molti avrebbero sterzato con troppa foga per lo spavento e saremmo morti. Stavo per ammazzare entrambi. Io non ho fatto attenzione ed ero distratta. Ehi, va bene. Respira, stai bene. Aspetta, da cosa eri distratta? No, è che questioni di lavoro, non è nulla, devo... Ah. Ok, no, pensavo che avessi visto la mia nuova patch. La tua che? No. Nomade. Cosa? Hai lasciato la banda? Non ho lasciato la banda. Non lo farei mai. Nomade significa che sarò meno coinvolto d'ora in avanti. Dick, non ti ho mai chiesto di farlo. No, lo so. E se lo avessi fatto avrei detto no. Sei pronta a riprovarci? Sì. Cioè, no, ma sì, sono pronta. Ok. Grazie, mi hai salvato la vita. Sai com'è? Faccio il possibile. Ehi, ehi, frizione! Sa benissimo dov'è la frizione. Okay. No. La... Deacon. Quindi, credi che i tuoi genitori verranno? Al matrimonio? Non ne ho idea. Credevo che se avessi preso le distanze dai motociclisti... Non credo cambi molto per loro. Ma tu glielo dirai almeno? Se insisti, è che non ho intenzione di cambiare il mio modo di essere o il tuo solo per soddisfare la mentalità piccolo borghese dei miei. Ok. Attenta! Li ho visti. Ehi, ma sono diretti dove lavori? Oh, merda. Che mi dici dei motociclisti? Qualcuno verrà ora che sei un nomade? Ah, sì.
Non lo so. Saranno secoli dall'ultima volta che uno di loro ha messo piede in una chiesa. E comunque vorresti sul serio 27 Harley rombanti fuori dalla chiesetta di Marion Falls? Beh, sai che ti dico, non mi dispiacerebbe. Ah, ok. Che succede? Non lo so. Signorina? Sì. Il capo la cerca, dice che è urgente. È sempre urgente. Digli che sto arrivando. Ok. Devo andare. Ehi. Scusa. Non è niente, sarà soltanto un allarme antincendio. Ok. Falli neri. Ti amo. Chiama più tardi. Ehi, Eddie, mi dispiace. Non fa niente. Eddie! Non fa niente, Ricky! Mi dispiace! Che cazzo? Ah, abilitato. Ah, O'Brien, qui St. John, rispondi. O'Brien, sono... Rispondi a questa cazzo di radio! St. John, non pensavo di risentirti. Sì, neanch'io. Allora ascoltami, la notte in cui sei fuggito, hai detto di non aver caricato civili, ma solo membri della Nero, federali e personale abilitato. Zitto, ascoltami. Sara, mia moglie, lei era abilitata. Aveva il tesserino quando l'ho caricata a bordo dell'elicottero. Senti, quindi puoi farmi un favore, controlla. Sara Irene Whittaker lavorava alla Cloverdale con l'abilitazione federale. Stava svolgendo, non lo so, ricerche farmaceutiche, cose così, che importa, okay, potresti... Okay. Vedo cosa riesco a trovare. Ok, bene, O'Brien, ricordati, sei in debito. Sì. O'Brien, chiudo. Qualche settimana fa, io e un altro paio di ragazzi abbiamo bruciato un libro. St. John, qui O'Brien. O'Brien, novità? Devo parlarti di persona. Santo cielo, O'Brien, dimmi cosa hai trovato, ok? È ancora vivo o no? Io ho qualcosa da darti. O'Brien? Ti ho trasmesso le coordinate. Vediamoci lì. O'Brien, chiudo. O'Brien... Maledizione. Dick, Iron Mike ti sta cercando. Ha detto che... Boozer, stammi a sentire. Digli che tornerò. Devo... Ricordi quella storia a proposito della notte in cui Sara è morta? Quelli della Nero se la diedero a gambe, caricando solo i membri, i federali e il personale di alto livello, quelli con l'abilitazione. Frank, Dick, di che diavolo parli? Senti, forse non è nulla, ma ho una cosa da risolvere. Dico, chiudo. Dick, sei lì? Sì, Boozer, che c'è? Volevo solo ringraziarti per il cane. Non c'è di che, fratello. Insomma, mi ha seguito lui, sai? Non voleva lasciarmi. Che avrei dovuto fare? Ehi, accuccia su. Da bravo. Calmo. Sì, certo, ti ha seguito lui. L'ho chiamato Jack. Bene, Jack ne sarebbe stato lieto. No, non credo proprio. Per questo l'ho fatto. Fai il bravo. Accuccia, su, basta adesso. Ok, Dick, devo andare ora. Boozer, chiudo. Non c'è di che. Informazioni, che informazioni, O'Brien? Che cosa diavolo avrai ancora da dirmi? Di cui può fregarmi qualcosa. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. La guerra al terrore, il riscaldamento globale, non hanno più importanza ora che siamo nell'incubo, ma fa tutto parte della stessa cospirazione. Quindi ascoltate.
La guerra e il terrore era solo fumo negli occhi. Uno spauracchio messo in piedi dal buon vecchio zio Sam con il pretesto di cercare armi inesistenti. E il riscaldamento globale? Una balla propagandata da un branco di scienziati ipocriti, chiaramente sul libro paga dei potenti che lucravano sulla paura. Rifletteteci. Il vero obiettivo era seminare caos e malcontento tra la popolazione. Eravamo troppo impegnati a discutere di calotte polari, OGM, OGAT, e abbiamo perso di vista le macchinazioni in atto dietro le quinte. Non fatevi fregare dai loro trucchetti, gente. Loro indicano la luna. Voi guardate lì dritti negli occhi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Quindi il tuo prezioso consiglio, Cop, è che dovremmo dare per scontato che tutti raccontano cazzate. Dico bene? Santo cielo, mi sembra un concetto sensato per una volta. Tardivo, certo, ma utile. Allora che vuoi? Ho reclutato alcuni uomini di cui mi fido e a cui non piace questa situazione. E perché io sono qui? Volevo darti questo. Avevi ragione, su tua moglie. Dove l'hai preso? Dopo Silver Lake hanno evacuato il personale della Nero, gli agenti federali. E, beh, Sarah Irene Whittaker aveva un'abilitazione di livello 4. Abilitazione? Tua moglie ha seguito un'unità di scout a est di Fort Rock. Portami lì. No. No. Voi avete un mezzo e ora siamo amici. La base è andata. Cosa? Un anno fa, una milizia locale. Una milizia? Dov'è il loro campo? Non si sa. Come fate a non saperlo? Avete un elicottero, avete i satelliti. Da qualche parte vicino a Crater Lake, ma non si può sorvolare la zona. Hanno avamposti, missili, RPG. Crater Lake. E devo dirti dei nostri studi. Gli infetti e i furiosi si stanno evolvendo. La situazione è già critica. Ma peggiorerà. E non poco. All'inferno, Brian. Non me ne frega niente. Boozer! Boozer, rispondi! Sì, Dick. Ehi, stammi a sentire. Un anno fa eravamo con Iron Mike. Pensavamo di andare a sud, ma il passo di Santiam era bloccato del tutto. Ma lui disse di conoscere un'altra via. Dick, Iron Mike non è proprio ben disposto nei nostri confronti. Ehi, ascoltami e basta. Ricordi cosa disse? Iron Mike? Sì, si trattava di conoscere ogni mulattiera nel raggio di 100 chilometri. Diceva di aver scoperto un sentiero che girava al Monte Tilsen. Sì, Monte Tilsen o qualcosa così. Tilsen, sì, esatto. Il passo di Tilsen. Sì, beh, ma per quale cazzo di motivo? Aspetta, la Nero. Merda, hai parlato con... È viva! Sara è viva! Dick? Ok, stammi a sentire. O'Brien... Ha trovato il suo tesserino. Sì, Boozer, io credo sia viva. Dick, non hai mai perso la speranza. L'hai sempre saputo. Non hai mai mollato. Che farai adesso? Non lo so, Boozer. Non lo so, ma... diavolo, se esiste anche una sola speranza che sia viva... Devo trovarla. Senza dubbio. Oh, merda, ora devo andare. Ricky e Eddie, serve una mano per montare una mensola o qualcosa del genere. Ascolta, ci vediamo quando torni al campo. Chiudo. Ok. Ci si vede, Boozer. Deacon, dove sei? Ehi, Ricky, ho una questione da risolvere. Ma tornerai indietro? Se tornerò, che intendi? Boozer ce l'ha detto.
Boozer vi ha detto che, ascolta, non c'è niente da dire. Non c'è modo di valicare il passo di Santia, me lo sai. Sì, sì, tornerò. Ascolta, ti ripeto, devo risolvere una questione. Chiudo. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Mi è giunta voce che alcuni di voi hanno deciso di collaborare con la Nero. La stessa Nero che di recente ha massacrato un gruppo di superstiti sotto i nostri occhi. La stessa Nero che ci ha abbandonati in questa merda per 2 anni. Qualcuno li considera pazzi, ma io ho una definizione migliore per voi. Traditori. E io non accetto il tradimento a cuor leggero. Ma sono anche un uomo ragionevole. Quindi voglio darvi un ultimo avvertimento. Fermatevi subito. Fermatevi prima di essere scoperti. Perché giuro che vi troveremo. E a quel punto la pagherete cara. Vi impiccherò personalmente all'albero più alto della foresta. E prima che esaliate l'ultimo respiro, vi squarteremo come bestie e vi daremo in pasto ai furiosi che tanto amate. È una promessa. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Beh, Cop, devo dire che la penso esattamente come te! Nessuna pietà! Ciao. Immagino non abbia molto senso dire qualcosa, dato che non è qui, che hai lasciato questo mondo. È solo un'abitudine, credo. Ma venire qui fuori di tanto in tanto a parlare con te è una... mi aiuta a non impazzire, sai? Quindi... grazie. Sì, ok. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Oggi voglio parlarvi del vecchio mondo, prima di questa merda. Al tempo eravamo stupidi e anestetizzati. Trangugiavamo droghe di ogni tipo che ci tenevano sedati come grasse vacche felici. Dolci, TV, alcol, eroina. E funzionava. Ma ora... ora sentiamo il dolore tutto quanto, fino all'ultima goccia. Siamo svegli e teniamo gli occhi aperti. Finalmente capite cosa ho sempre cercato di dirvi. Ora nessuno può approfittarsi di noi. Abbiamo in mano le redini del gioco e ce la caviamo meglio di quanto i federali abbiano mai fatto. Prendete un respiro, riempite i polmoni. Ora siete uomini liberi e nessuno potrà più cambiare questa verità. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Sì, Coop, sento anch'io il dolore. Chi ne è immune? Ma quel bastardo di Jesse Carlos Williamson. Riposa in pace. Mi riposo solo un attimo.